Voltati, guarda, ascolta. La campagna nata per dar voce alle donne con tumore al seno metastatico quest'anno ha scelto il contest musicale Play, storie che cantano, per condividere emozioni e progetti di vita. Sono oltre 200 i brani inediti presentati da giovani artisti e nel corso della serata finale, un concerto cui hanno partecipato numerosi artisti italiani, la giuria presieduta da Noemi ha scelto il brano vincitore. Questo è un tema, insomma, come quello del tumore al seno, importante da trattare. E, sai, cioè, alcuni di questi pezzi sono veramente leggeri, ma non in maniera frivola. Cercano di passare sopra, insomma, questa realtà con un volo, con una planata, ecco, piuttosto che fare qualcosa di pesante, di estremo, ecco. Mi è piaciuto questo perché poi sì, è un tema lontano da loro, però magari sai, la realtà può essere tutt'altra, può essere che magari una mamma, una zia, una sorella, quindi sono anche delle canzoni che vengono non da luoghi lontanissimi, capito? Questo mi ha colpito molto. Io sono molto felice di essere qui perché io mi sento nel mio elemento, perché la musica mi sento a casa mia, nel mio piccolo. E poi utilizzare quello che è un linguaggio così diretto per un tema così importante è bello. Meno egoista, perché la musica è molto egoista ultimamente, no? La mia copertina, le mie cose. Ma... invece adesso è per gli altri, non si vende niente. Questa è la cosa bella. Vince la finale del contest Play Storie che cantano nell'ambito della campagna Volta ti guarda e ascolta le donne con tumore al seno metastatico. Oh! Oh. Cristiano Turrini! Questo contest mi ha dato la possibilità di scrivere e di tirare fuori le emozioni di una cosa così grande come il tumore al seno metastatico. Non avrei mai immaginato di poter scrivere una canzone su un tema così importante. Però mi sono lasciato ispirare dalle loro storie. C'era un sito a disposizione con tutte le storie di queste donne, madri che avevano subito appunto questo problema, questa problematica. Mi ha colpito in particolare una storia centrale di tutto l'elenco. L'ho aperta, mi sono fatto emozionare, trascinare dalle emozioni di questa donna e ho cercato di riportarla nel mio piccolo all'interno del mio testo di Guernica, che se posso rubo 2 secondi nel dire che ho scelto questo titolo, ho scelto questa parola perché per rappresentare la guerra appunto che Picasso ha dipinto e la guerra che può entrare e può stare in testa ad una donna che subisce a questa notizia così, così tremenda, insomma. Poi per quanto riguarda la finale sono felicissimo, è stata un'esperienza straordinaria, bellissimo calcare il palco con artisti di questo calibro, bellissimo vedere 2000 persone tutte davanti a te che comunque ti ascoltano, quindi emozione sempre al top, bellissimo. Grazie. 1, 2, 3, 25 passi avanti, 50 passi indietro. Ciao. Grazie. Grazie a voi, grazie a voi.